quest'oggi il tema dell'autonomia, che declineremo in sei sottotemi, o meglio sei aspetti dell'autonomia, sullo stato dell'autonomia e naturalmente anche sull'evolversi dell'autonomia. Sono candidati alla carica di presidente. Quest'oggi in studio abbiamo Federico Monegaglia per riconquistare l'Italia, grazie anche a lei Monegaglia. Grazie, buonasera. Giovanissimo, poco meno di 30 anni, qual è la percezione che ha lei dello stato di salute della nostra autonomia alla luce anche di un monitoraggio che trentini conoscono poco? Lei cosa, come la pensa, come la vede? Ma guardi, di autonomia si parla molto in questo momento, si parla sempre molto in Trentino, addirittura adesso in campagna elettorale alcuni politicanti nostrani si fanno un po' la guerra su chi sia più autonomista, chi sia meno autonomista, spesso in maniera più che altro dispregiativa nei confronti degli altri, il che rende il tutto un po' triste. Ma io credo che noi in quanto trentini siamo tutti autonomisti, noi abbiamo una Costituzione che ci chiama ad attuare uno statuto di autonomia, quindi ciascun trentino è autonomista per definizione, deve essere autonomista per definizione. Il punto centrale in questo momento, in questa fase storica, secondo me, è chiedersi all'interno di quale perimetro l'autonomia debba essere attuata e quanto questo perimetro sia ristretto negli ultimi 20-25 anni. Di fatto noi siamo autonomi rispetto a un pezzo di un mercato unico in questa fase, perché non siamo più autonomi rispetto a uno Stato, perché l'Italia ha smesso di essere uno Stato da quando, attraverso una stipula di trattati internazionali, ha abdicato ad alcune delle funzioni fondamentali che fanno di uno Stato quello che debba essere uno Stato. Questi trattati, che ci impongono una serie di vincoli sia a livello statale, ma che poi si riflettono su tutto quello che è il contesto geografico italiano, in tutti i suoi enti territoriali, questi trattati ci impongono, anzi ci vietano, introdurre tutta una serie di misure a tutela del lavoro autonomo e subordinato, del tessuto produttivo, commerciale e economico anche del nostro Trentino, e dunque parlare di autonomia rispetto a questo mercato unico, rispetto all'essere parte di un pezzo di mercato unico, perde un po' di senso, no? Quindi autonomi rispetto a che cosa? Federico Monegaglia per riconquistare l'Italia. Ci parla di doppio passaporto, favorevole, contrario, come tutelare l'autonomia? Sinceramente non ne capisco bene la ragione di questo doppio passaporto, che peraltro arriva in un momento piuttosto strano. Ce n'era bisogno? Sicuramente questo non è dettato da ragioni di opportunità, perché dalla messa in attuazione dell'accordo De Gasperi-Gruber c'è effettivamente una libera circolazione tra Trentino e territorio tirolese, per il quale non richiede appunto un passaporto aggiuntivo, ma mi verrebbe da dire che questo passaporto, che per di più arriva in un momento in cui la cosiddetta crisi economica e il crescere delle disuguaglianze sociali a livello nazionale tendono a produrre una serie di spinte centrifughe, se vogliamo, che come in tutte le crisi economiche partono dalle regioni più ricche, delle quali non avevamo assolutamente bisogno. Noi abbiamo un passato del quale dobbiamo essere fieri, ciascuno di noi ha dei nonni o dei bisnonni che hanno combattuto su fronti opposti, qualcuno magari anche sul fronte russo, però è ora di superare, credo, queste divisioni sull'essere austriaci piuttosto che italiani. Noi siamo trentini, facciamo parte dell'Italia, portiamo fieramente i segni di un'appartenenza alla componente austro-ungarica, che peraltro è quello che ci distingue un po' e ci dà delle caratteristiche del tutto particolari a livello italiano, e quindi non vedo veramente la ragione di questa idea del doppio passaporto. Federico Monegaglia, riconquistare l'Italia. Per sovvertire questa tendenza, cioè la non conoscenza dell'autonomia, l'autonomia andrebbe insegnata a scuola con un modulo specifico? La scuola cosa potrebbe fare? La società cosa potrebbe fare? Innanzitutto credo che l'autonomia sia l'esito di un processo storico e sia essa stessa parte di un processo storico che è ancora in atto e in continua evoluzione. Pertanto ritengo che a scuola sarebbe fondamentale insegnare l'autonomia, ma non solo l'autonomia, sarebbe fondamentale riportare l'intero sistema scolastico su dei contenuti, quindi anche su tutte le materie cosiddette civiche, a partire dallo studio della nostra Costituzione, dallo studio dei lavori dell'Assemblea Costituente e anche dallo studio del processo che ci ha portato alla nostra autonomia.
Purtroppo la scuola oggi è stata aziendalizzata come tutto il resto dei settori, diciamo, di interesse pubblico in Italia, e quindi dallo strumento di mobilità sociale e di trasmissione di conoscenze teoriche di alto livello si è trasformata in una sorta di sistema di istituti diversi in competizione uno con l'altro, che si ritrovano a dover insegnare materie immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, meglio del precariato. Quindi sicuramente sono d'accordo con insegnare l'autonomia a scuola, ma per poterlo fare è assolutamente necessario reinvertire tutta una serie di riforme che sono state messe in atto negli ultimi 20 anni e ritornare veramente a una scuola che formi cittadini consapevoli, culturalmente preparati e con una conoscenza critica, e di capire da dove viene l'autonomia e quali sono le implicazioni e le responsabilità a cui ci richiama oggi la nostra autonomia. Federico Monegaglia, allora anche a lei, cosa ne pensa di questi attacchi, delle accuse di privilegio alla nostra autonomia? Quali sono le cause? Solamente invidia o anche poca conoscenza? Ma guardi, io credo che in buona parte la colpa sia nostra, nel senso che l'autonomia trentina è sempre stata difesa con un certo senso di autoreferenzialità. Non si è mai veramente parlato di delle ragioni storiche nel dibattito pubblico, e principalmente viene trattata come un'autonomia puramente finanziaria. Quindi anche le richieste di autonomia di alcune altre regioni, che fanno principalmente riferimento alla componente finanziaria e si parla invece molto poco di competenze. Io, per quanto mi riguarda, io sono un convinto autonomista essendo trentino, ma non sono un federalista, non credo che sia la soluzione giusta per l'Italia puntare a un federalismo soprattutto di tipo fiscale. E questo potrebbe rappresentare anche un grave problema per la nostra autonomia in qualche modo, perché se noi pensassimo a un'Italia federale, quindi suddivisa in regioni, dove ci sono regioni come ad esempio il Veneto e la Lombardia, che in termini di PIL sono tra le due regioni trainanti, quanto subalterno diventerebbe il Parlamento italiano rispetto ai parlamenti regionali di queste due regioni? Ecco, io credo che questo tenderebbe a trasformare l'Italia in una sorta di provinciato veneto o lombardo, e personalmente non è quello che auspico né per l'Italia né per il Trentino, e questo è abbastanza grave in effetti, perché molti di coloro che oggi dicono di difendere l'autonomia si dichiarano federalisti, ma federalismo da questo punto di vista sarebbe più che si otterrebbe l'effetto opposto rispetto a quello che si ricerca, oltre anche alla questione delle disuguaglianze territoriali. Il federalismo in qualche modo finirebbe per cristallizzare tutte le disuguaglianze territoriali che abbiamo in Italia e dunque per in qualche modo non accettare il fatto che ci siano dei problemi da risolvere, no? E questo è il primo passo per non risolverli. Abbiamo gli ultimi due temi. Il primo è quello dell'autonomia finanziaria, naturalmente, perché senza risorse l'autonomia non va da nessuna parte. L'autonomia, se gestita bene, riesce a incidere. E allora parliamo subito di autonomia finanziaria, di sviluppo. Monegaglia, allora, lei cosa ne pensa dei rapporti con Roma e di un'autonomia sullo sviluppo? Riguardo ai rapporti con Roma, io credo che una maggiore giustificazione della nostra autonomia, al di là del dettato costituzionale, o meglio, come far comprendere meglio la nostra attitudine all'autonomia, si ottenga spostando l'asse del dibattito dalla componente finanziaria a quella delle competenze. Perché la questione delle competenze che giustifica anche la componente finanziaria, quindi bisogna ritornare a parlare di competenze o invece che di soldi. Invece per quanto riguarda lo sviluppo del Trentino, forse è un po' drammatico dirlo, però io credo che delle condizioni per fare della vera e propria buona occupazione nel settore privato in questa fase non ci siano, per una serie di congiunture nelle quali ci troviamo a livello politico-istituzionale, sia nazionale che sovranazionale. Si può invece puntare a creare una un buon livello di occupazione allargando ancora di più il settore pubblico, perché è l'unico modo in questo momento per creare un tipo di occupazione stabile e con delle retribuzioni garantite. Parallelamente punterei sul turismo e su una interrelazione tra turismo e agricoltura. Il turismo fortunatamente in questa fase è uno dei pochi, forse l'unico settore che in questa fase in cui la concorrenza viene imposta
per ordinamento, è l'unico settore in cui si può creare dell'occupazione e in cui si può lavorare senza creare effetti depressivi su salari e retribuzioni. In più è anche un settore che, assorbendo 31.000 e passa addetti nella nostra provincia, è ovviamente strategico e anche per l'indotto che è in grado di generare, questo indotto ha poi effetti moltiplicativi anche sul settore del commercio. Quindi sicuramente ci vuole una maggiore azione programmatoria nel settore del Ok. turismo. Abbiamo l'ultimo tema. Le critiche sulla gestione dell'autonomia, se critiche ci sono, e il consiglio, o meglio, la bozza del vostro programma. Io credo uno dei punti che devono essere criticati è stato proprio la mancanza di autonomia. Tant'è che, al contrario di quanto ho appena detto su De Gasperi, la neoliberalizzazione c'è stata anche in Trentino, perché l'ondata delle privatizzazioni che è partita in Italia a partire dagli anni 90 ha interessato anche noi. Si parla di privatizzazione formale quando un ente della pubblica amministrazione viene riconvertito in una società per capitali. Noi oggi abbiamo tutti i servizi pubblici che sono stati riconvertiti in società per capitali sulla stessa onda di quello che è successo in tutta Italia. Questo potevamo evitarlo? Non lo so, però nessuno si è opposto a questa liberalizzazione. Dopodiché i pacchetti azionari non sono ancora stati venduti, ma perché il processo è entrato in stallo a livello nazionale, quindi non è diciamo un qualcosa di nostro questo di aver impedito la vendita dei pacchetti azionari ai privati. E questo in qualche modo ha trasformato la nostra autonomia da un'idea di autonomia che doveva essere partecipata, no? Un'idea di autogoverno dei cittadini, a un autogoverno dei consigli di amministrazione. Tant'è che noi ormai abbiamo consigli di amministrazione che attraverso l'aziendalizzazione vengono nominati direttamente dalla giunta provinciale, non dagli interi consigli comunali piuttosto che dai consorzi dei comuni e dal consiglio provinciale, come avveniva ad esempio con la sanità prima dell'aziendalizzazione promossa nel 92 dalla legge Amato, e recepita anche quella nel 93 dalla nostra legge provinciale. Questo ha portato a un accentramento di funzioni in capo alla provincia e in particolare alla giunta, che è rappresentativa solamente di una piccola frazione dell'elettorato, perché poi ricordo, noi abbiamo anche un sistema elettorale di tipo maggioritario, quindi 10 secondi, prego. la rappresentanza non si riflette esattamente nella scelta di tutti questi enti economici e dei servizi pubblici essenziali. Grazie, allora Federico Monegaglia, candidato presidente di Riconquistare l'Italia, grazie a lei. Grazie a voi, buonasera.